Nasce un gemellaggio all'insegna della cultura tra il liceo scientifico Parmenide di Rocca d'Aspide ed un liceo di Atene. Siamo con il dirigente scolastico, il professore Briscione. Allora, un gemellaggio importante, uno scambio di tanti tesori. Sì, sì. È un messaggio alla scuola, ai nostri ragazzi in primis, perché un dirigente scolastico, ma non voglio pigliarmi dei meriti personali, soprattutto i docenti che hanno desiderato programmare questo gemellaggio, ne è previsto un altro anche con la scuola francese. Vogliamo aprire una stagione diversa, ecco, dove la scuola la vogliamo che sia proiettata esternamente e che soprattutto ci sia appunto una riscoperta del valore formativo anche di queste iniziative, scambi culturali, gemellaggi. E quindi, ecco, il primo pensiero è andato ad una scuola greca, chiaramente, perché rappresenta per noi la cultura, ecco, si coniuga così bene anche con la cultura nostra, latina, che voi hai ereditato quella greca. Quindi per noi veramente è un passaggio importante, è un messaggio che vogliamo dare anche all'esterno, perché veramente da noi, ecco, c'è già in atto una stagione bella, dove speriamo di nuovo che la scuola vada a rioccupare tutti quegli spazi e quelle iniziative che la possono porre al centro dell'attenzione, ma non solo così come fatto di cronaca, ma soprattutto per la valenza formativa che possono avere questo tipo di iniziative. Una scuola dunque in evoluzione, i ragazzi sono realmente protagonisti di questa evoluzione, perché dimostrano proprio in occasioni come queste di avere grande interesse per le cose che si fanno. Sì, sicuramente. I ragazzi, ecco, io altrettanto, in più di un'occasione, quando è capitato anche in altre scuole, perché è il primo anno che faccio il preside qui, anche se sono in effetti un ex docente del Parmenide, fino al 1999 io ero il responsabile della sezione staccata di Buccino, che era una sezione staccata di Rocca d'Aspide. I ragazzi, c'è molta diffidenza relativamente all'impegno dei ragazzi, delle volte si cade veramente in luoghi comuni. I ragazzi, quando sono motivati, ma sia nell'attività didattica anche in questo tipo di iniziative, i ragazzi rispondono bene, perché i ragazzi di oggi sono migliori di quelli di ieri, se non altro per una questione sempre di ampliamento, diciamo così, delle conoscenze e della dinamicità e della possibilità, appunto, attraverso internet, la globalizzazione e così via, di avere una mentalità molto più aperta di quella che avevamo noi alla loro età. Delle volte facciamo dei paragoni impropri, cioè vogliamo raffrontare la nostra esperienza con la loro gioventù. La loro gioventù è bella, va coltivata, ecco, dobbiamo meritare la loro fiducia e poi i ragazzi saranno capaci anche di darci delle lezioni importanti. Siamo con il presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il dottor Amilcare Troiano. E allora, il parco, insomma, presente nel territorio per promuovere il territorio e la cultura locale, ora presente anche nelle scuole. Beh, con le scuole abbiamo una intensa, posso dire anche duratura, attività di educazione ambientale con tutte le scuole del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Ma stamattina è un evento particolare, perché il liceo di Parmenide, dicevo, per me di Rocca d'Aspide, si è gemellato con il liceo Stefanos di Atene, e stamattina abbiamo qui a Rocca d'Aspide ricevuto anche dal sindaco Auricchio e dai responsabili del liceo la delegazione greca con gli insegnanti e gli alunni, e sono ospiti, abbiamo la fortuna di averli come ospiti del parco. Stamattina assisteranno alla proiezione di un documentario che illustrerà loro le bellezze naturalistiche del nostro parco, poi andremo a Pessum, poi ci sarà una degustazione di prodotti tipici della dieta mediterranea e poi andiamo al parco archeologico di Velia, e quindi Parmenide, Velia, la Grecia, storia, natura, cultura, i giovani vengono da noi andiamo da loro, poi diventeranno grandi e speriamo che diventeranno dei turisti di questo territorio. Un gemellaggio dunque all'insegna della cultura, della natura, dei prodotti tipici, insomma di tutto ciò che accomuna questi due paesi, però è anche la testimonianza, credo Presidente, che ancora una volta in questo territorio si opera tutti in sinergia, scuola, amministrazione locale, ente parco. Sì, sì, questa è una bella cosa che sta avvenendo, non più il campanilismo ottuso, se posso usare questo termine, ma c'è una bella squadra composta dagli 80 sindaci del parco, dalla provincia di Salerno che ci sta dando una grossa mano, e il parco sta cercando di svolgere un ruolo di coordinamento insieme alla provincia, anche insieme alla regione, insomma stiamo lavorando perché questa bellezza, questo territorio così bello venga conosciuto, venga promosso, venga apprezzato soprattutto dai cittadini, dai cilentani.
in primo luogo, e quindi dai ragazzi, dai nostri ragazzi. Poi se vengono pure i ragazzi delle altre scuole, noi stiamo intensificando dei rapporti con molte scuole del Mediterraneo, perché poi abbiamo questa grossa ambizione del riconoscimento della dieta mediterranea come progetto immateriale, come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ci siamo incontrati con le comunità del Marocco, della Spagna, della Grecia. L'Italia, grazie al Ministero delle Politiche Agricole, è stata scelta, l'Italia viene rappresentata appunto dal Cilento, quindi ci stiamo spostando fuori dei confini dell'Italia, quindi stiamo proiettando questo territorio, come giusto che sia, nel Mediterraneo. Qui io ritengo che qui è nata la cultura del Mediterraneo, proprio a Velia, proprio con Parmenide, con Zenone, quindi noi abbiamo tutte le potenzialità, tutte le carte in regola, basta soltanto saperle giocare. Allora Sindaco, una manifestazione importante questa mattina in un luogo importante per Rocca d'Aspide, ma non solo, ossia questa splendida aula consiliare. Sì, è una bellissima aula consiliare che riusciamo fortunatamente, giustamente, a dare ospitalità a tutte queste manifestazioni importanti. Questo gemellaggio veramente è una cosa molto significativa per il nostro territorio, per il liceo scientifico, sono iniziative opportune, giuste da fare, mi auguro che per il futuro se ne faranno altre. Specialmente con la Grecia ne sono stato molto contento, in quanto abbiamo molte affinità. Quindi il Comune di Rocca d'Aspide parteciperà sempre attivamente a queste iniziative, unitamente al Parco. Siamo insieme al Vicepresidente delle Guide Ufficiali del Parco, Giuseppe Morra, che ci parlerà di un progetto giunto quest'anno alla quarta edizione che mette insieme Parco e Scuola. E allora, di che si tratta? Praticamente è un grosso programma di educazione ambientale che l'ente Parco diversi anni sta promuovendo in tutte le scuole che ricadono nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Siamo alla quarta annualità. Praticamente abbiamo un'adesione molto elevata di istituti scolastici, superano le 30 unità, sono più di 130 scuole, arriviamo praticamente a un numero di alunni medio che si aggira intorno ai 3.000. Il progetto si chiama Scuola nel Parco. È un progetto di educazione ambientale che prevede varie attività didattiche che vanno dal campo del carsismo, geologia, alla biodiversità, agli aspetti speleologici, fauna, flora del parco, sviluppo sostenibile, quindi rifiuti, sono tanti argomenti. Per ogni unità didattica facciamo tre interventi che consistono in due attività in aula più un'uscita, quindi un'escursione sul territorio inerente all'argomento. Insomma, è un modo per far conoscere il territorio e poi promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente, soprattutto a quelli che sono i principali fruitori del territorio stesso, sia i cittadini di domani, ma perché no anche di oggi. Dobbiamo dire questo, che questo progetto è stato fortemente voluto, soprattutto nelle ultime annualità, dal presidente Troiano e dal direttore di vita dell'ente Parco, perché effettivamente è un modo non solo per avvicinare l'istituzione Ente Parco alla scuola, ma anche per far sì che i ragazzi della scuola possano sviluppare quello che è il rispetto dell'ambiente e una coscienza sempre crescente verso la sostenibilità ambientale. Ritornando al progetto, comincerà praticamente a giorni? Sì, in effetti adesso stiamo contattando le varie scuole, in ogni scuola che ha aderito al progetto c'è una docente referente e con loro concorderemo un calendario. Nell'ambito, ribadisco, di questo calendario saranno previste una o due attività in aula e un'uscita sul territorio.